Ecco qua, vedete, buongiorno. Passeggiata a meno 20 gradi. Meno 20 gradi sotto zero. Diciamo che il fiume non è ancora totalmente ghiacciato, se fa queste temperature ancora per qualche giorno, allora sì. Comunque, queste temperature non le fa più per tanti tanti giorni, le fa solo tipo una settimana, tanti anni fa invece si prolungava, l'inverno era più freddo. Ecco qua, invece adesso solo per qualche giorno e poi tutto torna sullo zero, meno 5, meno 3, più 1, più 2. Però diciamo che camminare a queste temperature non ha che freddo, metto la maschera che ti ripara, proprio molto piacevole. E quindi faccio vedere, qua siamo nella città nuova praticamente, di qua c'è la città vecchia, oggi c'è il sole e qua ci sono tutte le banche di Vilnius, Swedbank, c'è un albergo importante con lo Sky Bar che rimane praticamente qua dietro, da qui non si vede coperto. Ah no, è questo qua, scusate, è proprio questo, vedi? Cioè non si vede il bar, volevo dire, però si intravede l'ultimo piano. Ok, quindi questa è la situazione qua, fa freddino, quindi se verrete qua in inverno ricordatevi di vestirvi pesanti, perché la temperatura può precipitare sotto zero. E continuiamo la nostra passeggiata, qua c'è praticamente la zona estiva, adesso è tutto imbiancato quindi non si capisce bene, ma qui ci sono campi da basket, da tennis no, da pallavolo sì, e vedete il fiume che è ghiacciato, c'è il fiume di, mi pare a Klaipeda, la gente stia passeggiando sul fiume, anche sui laghi, qua si può camminare sul lago ghiacciato, se per qualche giorno continua a fare la temperatura sotto zero. In questo angolino qua si affittano anche appartamenti, in questa costruzione nuova, bastante freddo. Ok, qua c'è il CAP che è un centro commerciale, quella è la torre di Gedimino che vedete giù in fondo verso la cattedrale e noi ci facciamo una passeggiata giusto per non stare sempre chiusi in casa che rimane impossibile. Qua c'è il panorama, il centro commerciale dove potete trovare tantissime cose buone. Ok, e questo qua. Andiamo a fare un altro due passi, qua c'è la città ipermoderna, vedete tutte le i grattacieli. Si può scendere di qua evitando di scivolare ovviamente. Non so se l'idea è ottima, ma ci proviamo. Scarponi ovviamente pelosi dentro perché altrimenti congela tutto. Scaldamuscoli, jeans, questo è l'abbigliamento, giubbotto rinforzato tipo da montagna. Maglioni di lana e via. Qua si può anche sciare volendo, sci di fondo, è uno sport molto praticato. Eccolo qua. E va bene ragazzi, questo è un piccolo video per voi. Andiamo a vedere il fiume. Però almeno quando fa freddo splende il sole. Ciao da Vilnius.